Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Alone in the Dark. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Siamo in quello che è il nostro ufficio. C'era stata, diciamo, una svolta per quanto riguarda il nostro soggettone. Allora, un attimino, datemi. Secondo che ho visto che qui c'è da fare così, a posto. E abbiamo visto che probabilmente non sta benissimo, eh. Non sta per niente bene. Quindi, chiave della scrivania, perfetto. That's me, isn't it? Allora, questo How long credo. had it been since I drowned myself in drink and depression? It all felt so peaceful, slipping away into oblivion. A welcoming dark voice wrapped around my mind like a heavy blanket. It turned off suddenly as I woke up from the sound of my office door closing shut. A messenger had left a telegram for Mrs. Saunders. She had a lead on where to find her husband and her kidnapped daughter. Ci aveva detto che l'ubriacone ricordava un pochino lui andato oltre. Ma God, I used to si è drink so fermato much back then. veramente? When was this exactly? What case was I working? Allora, un telegramma di Gabriella Sanders inviato il 25 dicembre 1928. E non ci dice cosa comunque. Stilo hanno ok. Vabbè, mio marito è tornato per rubare uno dei dipinti di valore che avevamo. Sono sicura che se l'è venduto. Vabbè, poi. Rintracciare una cosa del genere, insomma, intende come da occhio, magari segui le tracce del dipinto. No, chiave della scrivania, qua no, ci mancano dei cosi, dei documenti, delle immagini. E cioè, scusa, mi hai fatto aprire la chiave della che cazzo, non c'era niente, scusa. Un ritratto di giornale rovinato del 23 dicembre 1928. Il filantropo Teddy Sanders, Guesmed, è impazzito. Ha rapito una bambina. Theodore Sanders. Potrebbe andare qui. Telegramma, prova. Ah, pure il telegramma ci può mettere. Ok, il caso di Carnby. Poi senti questo sound, un po' di jazz. I think I need to figure out where I'm going first. Che ne so dove stai andando. Scusa, qua comunque non abbiamo tutto. Manca ancora un documento. Devo tornare indietro. Allora, aspetta. Rompi nell'ufficio, apri la cassaforte nell'ufficio. Trova il disegno mancante della stanza mia e scopri quale caso stesse lavorando Carby. Noi in linea teorica siamo in una situazione un po' parallela. Però devo trovare qualcosa qui. Perché per quanto le stanze siano quelle, però manca comunque qualcosa. La bambina magari è quella che su cui stava lavorando lui. La bambina che è stata rapita, forse. Ecco perché gli ricordava qualcuno. O qualche. Che cazzo? Scusa. Ah, aspetta. Qua c'è anche questo. Fotografia che ritrae un uomo. Ok, sì, è quello. Vediamo se era. Sì, ci mancava questa. Non l'avevo vista nel cassetto. Suo marito ha rubato il dipinto e ha intenzione di venderlo. Capovolgi, ma devo fare dei collegamenti? Ritratti di Basin Street.
Controlla Tornil. Negozio di giocattoli vandalizzato. I remember this case. Aspetta. Carmi ricordava vagamente il caso della ragazza scomparsa. Era stata rapita da suo padre. C'era una qualche connessione con un gallerista di nome Tornil. Un dipinto venduto per pagare una fuga. The kid got taken by her father, headed out of state. But he had made a mistake by selling a painting that his wife actually cared about to a collector named Thornhill to fund his venture. That's how I tracked him down. At least I think so. Ok. Ah, guarda il collegamento. Attenzione. La mente gioca brutti scherzi. Comunque, come detto, questo ispirandosi al primo Alone in the Dark, mi sta fa venire voglia di testarlo, che è quello del 92 uscito solo per PC, all'epoca non lo giocai io. E non è quello che credo di aver giocato. Qua siamo pieni pieni di tutto. Sì, però se ci ha dato tutte queste significa che I qua can't go gatta that ci way. cova. Primo Alone in the Dark che ho giocato è quello per PlayStation 1, che all'atto pratico è il quarto capitolo, perché i primi tre capitoli uscirono per PC 92. Mi sembra 94 e 96, uno ogni 2 anni. Vedi pure là, c'era il mattone, ma... I can't go that way. Lo so, però voglio comunque sempre vedere tutto. Tu lascia fare, fidati, fidati. So che dobbiamo seguire il collegamento, il filo del caso, è per quello che vado dall'altro lato, per vedere se c'è dell'altro. Allora, siamo pieni con le cartucce del mitragliatore, magari lo possiamo pure usare se ci capita. Thornhill wasn't a bad man, but he had principles keeping him from handing out information about his deals. So he needed some convincing. Well, every case can't be squeaky clean. Che bei dipinti. E che bella atmosfera. Ma pure il fucile mi sa che non l'abbiamo mai usato. Ma perché alla fine con la pistola tutto sommato ce la facciamo. Vabbè, lo usiamo anche per provare. Che ne so. Aspetta, prima di andare là, vediamo se c'è dell'altro. Noi a salute. Beh, oddio, in realtà potevo approfittarne. Guarda, facciamo una cosa. Com'è al massimo? Mr. Saunders had sold a valuable painting to Thornhill, hoping the money would carry him to wherever he was going. The painting, now leaning on an easel in Thornhill's bedroom, had a certain mesmerizing gloom that seemed to call out to me, telling me I was needed for something important. I felt myself falling into the painting, only being brought back by Thornhill, thrusting an address to a Hotel St. George into my hand and asking me to get the hell out. Hotel San Giorgio. I don't remember this at all. Aspetta. Il rapitore aveva venduto un dipinto a Thornhill, il collezionista, per comprare un'auto e abbastanza carburante da uscire dalla Louisiana. All'improvviso il detective Carnaby si ricordò di aver ricattato Thornhill per scoprire dove si stesse nascondendo il rapitore. L'Hotel San Giorgio, vicino al parco. But I can't say it didn't happen. Merda. Ok. Così all'improvviso. Ok, poi proviamo pure il pompazza. Seguiamo sempre gli indizi e
elettrica al massimo. Vabbè, usciamo. Vabbè, vediamo prima se c'è. Perché c'è sta pure qualche collezionabile. Per quanto i collezionabili me ne frega anche relativamente poco, visto che comunque ci facciamo una run sola, signori. Perché non... con l'altra sì, cambia qualcosina, ma secondo me non necessariamente da farci un'altra... Perché poi alla fine la storia è quella, quindi un pochino c'hai dello spoiler. Allora, ci ha detto di muoverci furtivamente, cosa che potremmo provare a fare. Lì c'è qualcosa da lanciarli. Però effettivamente... ah, questi no. Dovrei attirarli lontano. Però non vorrei... dov'era là il mattone? Mo ci sono passato, ok. Il filo mi porta là, quindi io li devo attirare dall'altro lato. Li ho attirati. Oh Cristo! Ma non ha funzionato niente. Ma perché mi si blocca quando... quando c'è da combattere, cazzo, me se impasta. Sì, i combattimenti sono un po' legnosetti, per non dire improponibili. Soprattutto nello stretto. Nello stretto si... cioè, si blocca proprio. Allora, dobbiamo andare di là, ma a noi non ce ne frega niente, perché noi siamo prestanti del pericolo. I can't go that way. Lo so, ma non ti sta a preoccupare. Curati e piede questo. Ma sei buggato. Perché lo raccoglie, ma lascia anche quello che sta qua. Vabbè. Non fa niente, signore. Cioè, meglio così in realtà. Quindi. Ti piace? C'è qualcos'altro che gli posso tirare, dai. Fatemi tirare cose. C'è divertente. Te bugga. Boom. Mi piace il fucile a pompa. Però lo fa solo con i medikit, vedete. Le munizioni non si sono buggate. Quindi... non so se effettivamente si è buggato o della serie. Dice, vabbè, piate tutte quelle che vuoi di medikit. Non ti preoccupare. Ci chiudiamo dentro. Siamo sicuri di questa cosa? Cartucce per fucile. Ah no, l'ha prese però non tutte. A meno che, come in questo caso, le cartucce, che ne so, per terra ce ne stanno 4, a me ne serve una, ne prende una e ne lascia 3. Forse pure quello ce ne... però là, che cazzo, ce ne stanno uno dentro l'altro di medikit. Mi pare strano. Dovremmo andare lì. Eccolo là, l'hotel San Giorgio. Io, come detto, do un'occhiatina in giro, perché per quanto i collezionabili, comunque non riusciremo a prenderli tutti, perché non ci facciamo la seconda run. Però chi se ne frega. Ah, il candelabro. Il candelabro lo prendiamo. Prendiamo tutti i... le armi contundenti disponibili. Noi siamo là, ci siamo schiantati. Come ci arrivo? Ci siamo infrascicati con la macchina. On my way to the hotel, the Morton gang caught up with me. I owed them money, a lot of it. Ah. I can't remember what for. Probably some dumb gambling debt growing in size for each payment missed. I punched one of them out, and I sent the others packing. It was a stupid move. They'd be back. Mm-hmm.
aspetta. Ok. No, perché ho visto quello là, però. Ok. Glielo porto io. Tu guarda, cioè c'ha una bottiglia in mano, così lento deve andare. A me non mi pare normale. Vai, un richiamino. Fermo, dovrebbe passare. Ok. Ce n'è un'altra ancora, ma va bene così. Aspettiamo che sennò prendiamo fuoco anche noi. Ah, ce n'è un altro là. Cioè, non è normale camminare a questa velocità, anche se è una bottiglia in mano. Ah no, dovrebbe prendere fuoco. Continuo a sentire dei passi lì, però va bene. Non c'è niente. Il campanellino magari evitiamo. Via. Tovagliolo insolito. Allora, vediamo prima cosa abbiamo fatto. Abbiamo raccolto le munizioni. I found him. In the hotel ledger, I recognized the handwriting and the signature. Ted Stryker. It was him. I could feel it. It was the kidnapper I was hunting. I put on my knuckles and hurried up to his room. Something about that. Il conto di un hotel datato 21-25 dicembre del 28. Telegram Dinner, signor Mr. Ted, room numero 301. Sì. The name Ted Stryker rings a bell. Feels vaguely familiar. La 301. Mazzi, Surge. Se la 201 non credo che possiamo entrare in tutte le stanze. Sta al piano di sopra. 300, quindi andiamo. Vediamo. Mi raccomando, come sempre, cuffie, luci spente, una palla. Vabbè, io ho detto adesso, ma già lo sapete. 301 è questo, però. E mi raccomando, come sempre, signori, like e commentino, dai, che a voi non costa nulla, ma è molto sportiveggiante come cosa. E ce n'è bisogno per il canale, che vedete che pian pianino. Un attimino. Allora, biglietto da visita di David Thornhill, quindi l'abbiamo trovato, è lui, e lui c'ha. I recognize this room, but I didn't catch up with them here. I must have followed them. But where? Lo vediamo. Dove è finito il rapitore? Ah, qua ci posso mettere il conto dell'hotel. Il biglietto da visita. E c'è anche questo qua a terra che, se riesco a ammirarlo. Elenco telefonico. DeWitt Boarding School. Una pagina strappata da un elenco telefonico commerciale. Devo mettere qui sempre. Allora. Cambia posto. Allora, aspetta che... Derceto... Hotel New Orleans. Vabbè, noi siamo a New Orleans, quindi in linea teorica.
Ah, posso anche capovolgerlo. The Wit. Contact Mr. Robin. Allora, Hotel St. George, quello lì sopra. That's right, he was running away, ditching his old life and marriage in New Orleans to find something better in Tallahassee. And he took his daughter with him against the will of the mother. That's why she hired me, but I stopped him. Detective, se no questo scompare, quindi devo cliccare. Il detective Carnby non riconobbe il ponte sul Pearly River. Era profondamente offuscato dal trauma, da quegli eventi che l'avevano segnato per sempre. Ok. Ah, molto bene. Pearl River. This is where I caught up with them. This is what the dark man wanted me to revisit. But I'm still not seeing it. What am I forgetting? Non lo so che cosa stai cercando di dimenticare. Allora, in realtà questo porta qua sotto, però in linea teorica non può salire sulla barca, quindi andiamo di qua. No, il candelabro ancora non l'ho usato, quindi mi tengo il candelabro. Che cosa è successo che lui ha rimosso tutto? Sicuramente qualcosa di tragico. Forse proprio alla bambina, visto che c'è una bambina di mezzo. Dove devo andare? Non lo so. Vorrei non andare per la strada giusta. Questo è il ponte. Proviamo ad andare prima nella casa. Fammi vedere che dice. Trova il disegno mancante. Vabbè. Intercetta il rapitore sul ponte. Allora, in linea teorica è quello il ponte. Quindi se andiamo da quest'altro lato non è la strada principale. Magari vediamo se c'è qualcosa da raccogliere. Ok. Il mitragliatore non so al massimo, mo ho ricaricato. Ah, non avevo ricaricato tutto. Ok, adesso ho ricaricato. Vai, biondo. È questo, io andare sul ponte o no, qua non risale più. Non lo so. Oddio, in realtà non è mai stato. Dicevo, non è mai stato due bivi che dici non. Ah, c'è la macchina nel fiume e la bambina. I can't believe I didn't recognize you. I looked a little different back then, I suppose. Was any of this real? How do you mean? This day just so much is happening. I can't. I think I've lost my head. Do you need me to apologize? I mean, I am sorry. I don't think I need to begin to explain. You're just a kid, Grace. I'm really sorry.
I didn't mean for it to happen. Lies. More lies. No, really. I thought I was being a good guy by handing you over to your mother. I didn't know. I couldn't have known that she wouldn't care about you. I don't know how this works. What is this for? Some form of admission of guilt. Maybe acceptance. It's what the Dark Man wants. I guess we just watch my father die again, then. You think he's alive? I know he is. He's down there, scared that he won't be able to get out. That he will drown with his daughter again. What are you saying? We gotta save him! We? Do it yourself. I'm down there with him, remember? Can I really save them? Carnby aveva mandato l'auto fuori strada, facendola precipitare giù dal ponte. Riuscì a salvare Grace, ma lasciò affogare il padre della ragazza. L'avrebbe potuto salvare, ne avrebbe avuto il tempo, ma decise di non farlo. Riportò Grace a New Orleans e incassò i soldi. Perché, allora, da quello che... Ah, quindi la bambina non è morta, però... Cioè, non è morta in questo incidente, perché da quello che si è capito, lui l'ha riconsegnata alla madre, ma la madre non era proprio una brava persona, quindi magari il padre stava cercando di salvarla, portandola via, perché ha detto a lei non importava niente di te. Devo sollevare il... Però poteva salvare. There was a boat at the house where I entered. If I can raise the bridge, I should be able to get to the car. Ormai. Vabbè, però lo sta a fare per la sua coscienza. Potrei parlare con lei qualora funzionasse. No, non funziona. Vabbè. Allora andiamo a vedere prima qua e poi andiamo dall'altro lato. Perché penso che anche lì ci sia qualcosa. Allora, fin qua si arriva, ma poi niente più. Posso salire qua? Penso di sì. E quell'altra? Sì. La situazione si fa sempre più intricata, tra virgolette, perché poi... This must be where the bridge is operated. Aspetta. Nothing's happening. It's like something's holding it back. Ah. Questi qua non so se posso... Ah no, io però posso... attraversare... Ah, qua però mi ha chiuso. Ok. Ma devo... No. Cala troia. Aspetta, fammi cambiare arma. Vai veloce che ci stanno gli altri piccioni qua. Corri, corri. Be able to hide the strange now.
C'è la barca vicino alla casa. Ok. È infognantissimo, signori. Mi sta prendendo parecchio. Come detto, mi sta a far venire voglia di provare l'originale, che visivamente potrebbe essere un po' tanto. Oh merda, retro. Ma che cazzo è? Via via via. Te devi spostare però. Curati. Ah, questa è ok. No, non avevo capito che era tutto il giro per ritornare al punto iniziale. Aspetta, aspetta, aspetta. Via quest'altra. Ok. No, non, onestamente non avevo riconosciuto, è tutto uguale. Vai. Allora, c'era la signora che l'ha accompagnato là di lato. Oh my God, Carnby. E assomigliava a lui, okay? O sbaglio? Può essere che... Don't leave me alone. What the hell have you been doing? Cioè, ha rivisto lui con lei che andavano qua. Look at this mess. I'm sorry, Mrs. Thompson. Don't make me kick you out of this house. Now get out. Hey. Detective, Mr. Carnby, I'm really worried about you. I'm okay. I just need to catch my breath for a moment. This place, it's... There are some very disturbed figures around here. And I don't think it's just the patients. I've been reading some things about how Dorsetto has a deranging effect on people. And some... I think it might explain... things. What? Just take it easy, okay? I'm gonna go find a way into Dr. Gray's apartment. I want to know what he's hiding. Emily, don't worry. I think I'm close. I'm gonna set everything right. Just be careful. Ma tu te stai a psicanalizzare da solo, nel senso, non... aspetta. Ho preso la bambina e l'ho lasciato annegare il trofeo, ok. Carnby aveva mandato l'auto fuori strada facendola precipitare giù dal ponte. Riuscì a salvare Grace ma lasciò affogare il padre della ragazza. L'avrebbe potuto salvare... Ok, ma già l'abbiamo letto. E tornando a noi, quindi che dobbiamo fare adesso? Apri la cassaforte nell'ufficio del maggiordomo, che mi ero scritto la combina, meno male che me la so scritta, e irrompi nell'ufficio. Ok, quindi al momento... quello dobbiamo fare, giusto? Quindi possiamo prendere le scale, andare a reception. Ok, non so se... sì. I'm not going in there. She's clearly had enough of me. No, era il bagno quello, mi sa. Qua ci manca ancora la Francia, comunque. Vediamo, vabbè, proviamo ad andare per dove dobbiamo andare e capiamo prima di tutto se... perché di solito ti fa fare le cose passo passo, tra virgolette, quindi... c'è ancora da spippolare. E... era 913 la combinazione. Devo capire da che lato. No, la sappiamo. 9 1 e 3
It worked. Eh sì, ce l'avevamo vista negli appunti. Ok. The last guest. La stanza vuota. L'ospite nella stanza vuota soffriva di gravi problemi d'adattamento. Devo prendere nota di questo fatto, poiché comprendendo a sufficienza la patologia potrei negarlo in un secondo momento. E per me c'è motivo di pensare che potrei subire le conseguenze di questa disfunzione, visto che chi è entrato in contatto con l'ospite sembra aver adottato una visione del mondo completamente nuova, in cui tutto era predeterminato ma in frantumi. Accettando questa visione del mondo, alcuni ricordi divengono ingestibili per essere respinti in seguito. Non so cosa significhi, neanche ricordo cosa accadde a quell'ospite. Nessuno sa che fine fece e la sua storia cadde nell'oblio, proprio come la sua documentazione. O qualcuno ha distrutto tutto oppure la sua esistenza è stata soltanto un'illusione. Chi l'ha scritto? Non c'è mai stato nessuno nella stanza vuota. E insomma... c'erano nostre tracce, però. Carby aveva mandato l'auto fuori strada. Ma perché mi dai sempre la stessa cosa? Che cazzo mi fai uscire quel coso? Dr. Gray's office, all to myself. Let's see if we can figure this guy out. Allora, intanto sblocchiamo la porta. Ok, poi. Effetti personali di Cassandra. I have finished. Ho terminato di sistemare gli effetti personali della signorina Beauregard. Lascerò poi l'onere di contattare il suo agente affinché venga a ritirare le sue cose. Nella sua stanza ho trovato uno dei disegni di Grace che potrebbe voler indietro, assieme a questa chiave che credo stesse cercando. Eccola qua, chiave della Francia. McCarthy... This is where McCarthy has hidden my favorite young. It's very important. Il tesoro di McCarthy sta là, quindi nella sua stanza, appena entrati, davanti a destra. Stanza di McCarthy. Però mi dice che ho preso tutto. Ah, no, però mi sa che è dove abbiamo svitato noi. Quindi, in teoria, l'abbiamo già preso. Chiave della tromba delle scale, ok. Quella che abbiamo visto l'altra scalinata. La terapia di Jeremy. Pregiatissimo dottor Manzetti, sto perdendo una battaglia con un mio paziente. Come vi ho già spiegato nella mia lettera precedente, i suoi deliri se ne sono completamente impossessati. Non soltanto si sta torturando con le sue paranoie, ma la sua follia sembra estendersi anche ad altri, ponendo efficacemente le basi per un delirio di massa. Vi sto scrivendo nella speranza che possiate darmi qualche indicazione. Oltre alla mia ambizione di evitare un intervento chirurgico devastante al mio paziente, sono preoccupato per le mie stesse difese. Le parole del mio paziente appaiono squilibrate, eppure sono spesso in armonia con qualcosa di primitivo dentro di me. Ho tentato di eseguire delle radiografie nel suo cervello. Ottenere dei risultati è stato sorprendentemente difficile. Delle macchie scure sulle lastre oscuravano tutti i dettagli. Il mio paziente le ha viste e ha urlato terrorizzato. Mi ha detto che le aree scure sono l'ombra del verme che lo divora dall'interno. Non sono riuscito a trovare nulla di anomalo. Spero sia un segno che la mia mente non è tanto recettiva alla follia come temevo. Dopo ulteriori indagini, il mio paziente ha descritto le ombre nella sua mente come una specie di mostruosità. Ctonia che vuole insidiare il suo santuario. È senza dubbio riferimento a un luogo... No, sto ripensando al fatto che vedete che qua c'era quella setta precedentemente. Quindi è come se il luogo prendesse proprio le menti delle persone che lo vivono. E quindi qua i pazienti, prima quelli che avevano fatto poi la setta, che è il coso, mi ricordate, nel 1800, vabbè. È senza dubbio un riferimento a un luogo che chiama Taroella, una sorta di biblioteca e o convento che funge da rifugio psicologico. Essendo questo rifugio immaginario, minacciato da questa ctonia, si è creato un altro nascondiglio meno gradevole. Recentemente ha menzionato la metafora di un battello incagliato. Dice che deve avviare il motore e fare retromarcia, ma teme che la falla nello scafo causerebbe l'affondamento dell'imbarcazione. La scorsa settimana l'ho osservato trasformare questa metafora in realtà. Sa che è inventato, ma lui rincara la dose cercando di renderlo un ricordo reale. Sono certo che è la mia occasione per sfondare le barriere del suo autoinganno. Beh, noi adesso abbiamo un paio di cose.
Ufficio del maggiordomo mi dà ancora rompicapo. Scusa, che c'era nell'ufficio del maggiordomo che dovevo ancora risolvere? No, credo che intenda sempre questa, o no? Fa vedere se ci stiamo col pallino. Sì, no, però l'abbiamo risolto. Vabbè, abbiamo sbloccato comunque quell'altra porta, ma prima di questo vorrei andare a vedere la a Francia. Che però non ci segna. Forse si è impastato col... Aspetta un attimo, da dove siamo passati noi? Non ricordo quando cazzo stanno le scale, aspetta. Voglio vedere solo cosa c'è dentro il mappamondo, signori. E poi andiamo... alle altre scale. Andiamo, vediamo un attimo. There's something missing. Ah, ma è un collezionabile. Ma vada che gea. Però soggiorno non abbiamo comunque preso tutto. Però non c'è sta nient'altro. Tesoro nella stanza di Carby, l'abbiamo preso, qua non... Ah, era il bagno, sì. Appena entrati, in fondo a destra, sì, era quello che abbiamo già... Sì, tra l'altro sono andato... Vabbè, noi da qua possiamo andare... Comunque qua. Allora... Va bene, io però direi, signori, a questo punto penso che sia la chiave che... Signori, facciamo una cosa, proseguiremo verso la porta rossa nel prossimo appuntamento, come sempre lasciate like, commentate, fatemi sapere la vostra, seguitemi sul altro sito per il live, secondo canale Instagram, ci vediamo alla prossima, sempre più infognante comunque, bello, mi sta piacendo.